Eccoci, ovviamente quelle che abbiamo visto sono immagini di repertorio, le parole del Papa però sono sempre ricche di spunti di riflessione che facciamo nostre. Abbiamo ripristinato il collegamento con il vaticanista Salvatore Cernuzio, che ringrazio per non aver mollato. Grazie. Grazie quindi. A voi, scusate i problemi di linea e di connessione. È il bello della diretta, per cui assolutamente no problem. Quindi dicevamo, Salvatore, le condizioni del Papa volgono al meglio, siamo quindi ottimisti, fiduciosi. Che cosa ci dobbiamo aspettare per i prossimi giorni, secondo te? Mi rifaccio alle parole del chirurgo Sergio Alfieri, che è il professore che ha operato Papa Francesco sia nel 2021 che il 7 giugno scorso. E parlava di una convalescenza lunga, diceva Alfieri, e solitamente per un tipo di operazione del genere sono necessari tra i 5 e i 7 giorni, ma già nella prima conferenza il medico aveva affermato che, essendo un paziente di 86 anni, probabilmente la convalescenza sarebbe durata di più. Poi nella seconda conferenza di sabato scorso, sempre Alfieri è entrato più nel dettaglio, dicendo che è vero che al Papa non si può imporre nulla e che lui stesso è a decidere, ma il suggerimento dei medici è che duri tutto ancora una settimana, e probabilmente saranno anche 10 giorni. Questo perché? Perché non perché la situazione del Papa insomma sia critica, perché come abbiamo detto si parla di un netto miglioramento, ma perché si vuole far tornare Papa Francesco ancora più forte. E Alfieri, ripeto, uso le sue parole, utilizzava questa immagine, no? Diceva: non è che è come gli altri signori della sua età che torna a casa e si mette alla TV. No, Papa Francesco, come sappiamo, non si risparmia, ci sono dei viaggi internazionali all'orizzonte, lui fa il capo di governo, il capo della Chiesa Universale, quindi ha bisogno che la convalescenza sia tranquilla, gli permetta di ripristinare le forze il più presto, in modo da evitare poi appunto una ricaduta, una recidiva, che è la cosa che insomma nessuno di noi si augura. E penso che siamo tutti d'accordo, d'altronde, come dice quel vecchio adagio, la prudenza non è mai troppa. Quali sono gli appuntamenti più importanti che ha davanti a sé il Papa? Al momento, come sappiamo, sono sospese le varie celebrazioni fino al 18 giugno, diceva il portavoce Bruni, in via precauzionale, ma aspettiamo insomma di sapere cosa succederà. Il 29 giugno c'è la messa dei Santi Pietro e Paolo, i patroni di Roma, ma gli appuntamenti sicuramente che attendiamo con maggiore entusiasmo sono i viaggi internazionali. Per il momento sono confermati la GMG di Lisbona, la giornata mondiale della gioventù, dell'1-6 agosto. Il Papa dovrebbe partire dal 2 al 6 con una tappa anche a Fatima, e poi soprattutto all'orizzonte, cioè il 31 agosto, 4 settembre, c'è questa visita storica alla Mongolia, paese che sappiamo proprio al confine tra Russia e Cina, quindi in questo momento storico assume un'importanza anche dal punto di vista geopolitico, ma soprattutto il primo Papa a recarsi in questa terra d'Oriente, e con una comunità cattolica che conta lo 0,02%, quindi insomma ha tanti aspetti questo viaggio per essere definito storico, lo si dice di ogni viaggio quasi dei papi, anche se è vero che in questo caso segna comunque una novità della storia del pontificato. Bene, quindi abbiamo un motivo in più per augurare al nostro pontefice una pronta guarigione, e abbiamo anche, ecco, tutti i motivi per ringraziare anche te stamattina, che ci hai fornito questi aggiornamenti last time, così in diretta, nonostante qualche piccolo problemino di linea. Per cui ne approfitto per salutare naturalmente tutti i telespettatori, ma anche per dire che ascoltiamo l'invito del Papa e preghiamo per lui, perché come diceva nell'ultima intervista a Telemundo, questa TV portoghese, diceva: per ogni pastore, che sia un parroco, che sia un vescovo, il Papa, le preghiere del popolo di Dio sono come una corazza. Ecco, quindi già ogni giorno dovremmo farlo, in questo caso ancora di più. E noi accogliamo volentieri questo tuo bellissimo invito, ti ringrazio anche per questa bellissima intuizione, ti auguro buon proseguimento di giornata e speriamo di ritrovarti presto con altre tante buone notizie per il nostro Papa. Volentieri, grazie, arrivederci.